la parola a Chiara Braga, che cerca di tirare le fila di tutta questa nostra discussione. Prego, Chiara, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti. È un po' complicato perché questa mattina devo dire che gli interventi che ci sono stati hanno messo molta carne al fuoco, ma credo che sia importante dedicare una parte di questo nostro appuntamento, che ha raccolto, come dire, un'adesione, una partecipazione, sintomo della necessità di tornare a confrontarci, a ragionare insieme su temi di attualità politica che ci aspettano appunto nel preparare i prossimi appuntamenti a partire dalle elezioni politiche del prossimo anno. L'importanza anche di dedicare dei momenti di approfondimento. Voglio ringraziare molto Alessandro Bratti, Pierluigi Stefanini, Patrizia Luongo, Roberto Rossini e gli altri interventi, diciamo così, più di contenuto, che ci hanno aiutato a mettere a fuoco un tema sul quale credo abbiamo fatto bene a cercare di tenere insieme questo legame indissolubile che esiste tra sostenibilità, tra questioni ambientali e questioni sociali. Dal dibattito è emerso come questa è un'esigenza ineludibile, che ha a che fare con la complessità dei temi di cui discutiamo, ma anche con la necessità di ritrovare in questa connessione la strada difficile per una risposta a un passaggio epocale, quello di una revisione del nostro modello di sviluppo. Ne abbiamo parlato tante volte in occasione degli appuntamenti di Area DEM. Oggi siamo in una fase in cui, e questo è il primo elemento, diciamo così, di riflessione che vorrei portare un po' a tutti noi, forse ci rendiamo conto più che in passato che di questi temi, che della questione climatica, dell'impatto della trasformazione dettata dalla crisi che stiamo vivendo, c'è un coinvolgimento che tocca quotidianamente, nell'immediato, la vita di ciascuno di noi. Il tema energetico è entrato prepotentemente nelle questioni di cui dibattiamo. Oggi chi come me condivide l'esperienza parlamentare sa bene che non c'è un provvedimento in cui noi non discutiamo della questione del costo dell'energia, ed è un tema di cui non si discute solo nelle aule parlamentari, ma si discute nelle famiglie, nei luoghi del lavoro, della quotidianità. Ed è un tema che è passato così rapidamente da una questione settoriale, tecnica, di cui ci si occupava, diciamo, per dovere, per competenza, a un tema che tocca le dinamiche geopolitiche, globali, gli aspetti appunto delle ricadute sociali. E però c'è ancora, secondo me, un limite troppo forte nel modo in cui noi leggiamo la questione ambientale e climatica in particolare, che è quella di leggerla con la categoria dell'emergenza. L'ho ascoltato anche ieri in tanti interventi che ci sono stati. Ecco, io penso che mentre la pandemia è stata certamente una questione che possiamo definire come un'emergenza, mentre forse lo è stata in certi sensi, diciamo in un certo senso in maniera differente, la guerra, il conflitto che stiamo vivendo, la crisi climatica non è interpretabile con la categoria dell'emergenza. Credo che questa cosa sia un'assunzione di consapevolezza fondamentale in questa fase. Ricorrono quest'anno i 50 anni della pubblicazione da parte del Club di Roma di un testo fondamentale, I limiti dello sviluppo, tradotto nel nostro paese in maniera sbagliata come I limiti della crescita. Ma già allora gli scienziati ci mettevano in guardia sulla insostenibilità di un modello di sviluppo che avrebbe pesato in maniera irreversibile sulle risorse naturali e sulle conseguenze. Oggi noi siamo a toccare con mano gli effetti di questa questione. E perché, diciamo, insisto su questo aspetto? Perché anche la discussione di queste ore, di questi giorni, pensiamo al tema della siccità, Alessandro Bratti ce l'ha spiegato benissimo, per cui noi leggiamo questa situazione con la categoria dell'emergenza, rischia di essere profondamente sbagliato e fuorviante, consolatorio da un certo punto di vista, perché quando noi pensiamo a qualcosa come qualcosa di emergenza ci illudiamo che possa arrivare il potere straordinario capace di risolverlo e di archiviarlo. Ecco, io penso invece che di queste questioni, della questione climatica, della sostenibilità del nostro modello di sviluppo, dobbiamo farne un tema strutturale, un tema fondamentale anche della nostra identità e proposta politica, senza ovviamente scivolare nel rischio di un senso di impotenza che c'è. Prima parlavo con una collega che mi diceva: certo che noi ci occupiamo di cose abbastanza sfigate, come facciamo ad essere così serene? Lo capisco,
ma c'è anche una necessità di avere la giusta consapevolezza della dimensione e della portata della questione che stiamo affrontando. E accanto a questa, Arianna Censi lo ha ricordato in maniera perfetta, mi sento di dire, della necessità di affrontare questo tema con l'approccio giusto, cioè la necessità di riuscire a costruire un'alleanza nella società. Non ricette calate dall'alto, un'attenzione ai bisogni e all'impatto che questo ha soprattutto sulle fasce sociali più fragili, che sono quelle che rischiano di pagare le conseguenze maggiori a livello globale. Pensiamo alle dinamiche migratorie, alle guerre e ai conflitti che derivano dall'accesso alle risorse naturali, ma anche nella quotidianità e nella vita di tutti noi. Allora, oggi noi siamo in una situazione in cui l'accesso alle risorse naturali, al benessere ambientale, agli strumenti di protezione dai rischi climatici sono un elemento e un fattore di disuguaglianze profonde nella nostra società. Riconoscere questo tema, come ci invitavano a fare Patrizia Luongo e Roberto Rossini, credo che debba essere anche una questione di cui noi ci facciamo carico in maniera particolare e responsabile. Non esiste una risposta tecnocratica, c'è bisogno di costruire invece una risposta che tenga conto della dimensione sociale. Su questi aspetti, è stato ricordato da molti, siamo in una fase paradossalmente di massima criticità, ma anche di grande opportunità. Non c'è mai stato un momento in cui l'Europa, alla quale noi guardiamo e ci ancoriamo per costruire le risposte alla complessità del nostro tempo, ha messo così al centro la questione ambientale, climatica, della transizione ecologica. Per noi l'Europa è un riferimento essenziale, il nostro ruolo, il ruolo dei progressisti, dei democratici in Europa nel non smarrire la strada in una fase complessa in cui le spinte per rallentare questo processo sono fortissime, è ancora più importante. Ma per noi non può essere un alibi, non tutto può arrivare a cascata dall'Europa. La preoccupazione che dobbiamo sentire anche nelle scelte che facciamo in questo momento è quella di corrispondere, diciamo, alle opportunità, alla capacità di utilizzare in maniera efficiente le risorse, ma anche di trasformare la nostra amministrazione pubblica. Su questo tema io penso che c'è un elemento di debolezza ancora troppo forte. Noi abbiamo vissuto questa esperienza di governo come un passaggio positivo, la costituzione del Ministero della Transizione Ecologica. Sicuramente la portata dell'impatto della crisi energetica ha focalizzato l'attenzione soprattutto in questi mesi su questi termini, ma su alcune questioni in prospettiva dobbiamo riscoprire la centralità anche dei temi di cui ci hanno parlato i nostri interlocutori, il tema delle risorse naturali, del valore ecosistemico, di come questi aspetti costituiscono un presupposto fondamentale per una stagione di sviluppo che sia veramente e pienamente sostenibile. In questi giorni rileggevo un brevissimo testo, un quaderno di Salvatore Veca intitolato Diritto al pianeta, che vi consiglio. C'è un passaggio che secondo me sintetizza molto bene l'approccio con cui dovremmo guardare queste questioni. Il carattere dello sviluppo sostenibile non è riduzionistico. La sostenibilità è chiaramente economica, ma non è solo economica. È ambientale, ma non è solo ambientale, è anche sociale e culturale. Tocca i diritti indivisibili e il benessere delle persone. Il paradigma dello sviluppo sostenibile prende sul serio l'idea globale della comune umanità. Questo è un disegno che, diciamo, impegna in modo particolare la nostra proposta, il nostro lavoro, anche in una fase non scontata. Ieri c'è stata una discussione molto interessante, attesa anche sui passi e sul lavoro che dovremo fare per consolidare e rafforzare la costruzione di un campo largo, di un campo progressista. Ecco, io mi sento di dire, anche per l'esperienza fatta in questi anni, che la battaglia su questi temi, la battaglia sulla questione climatica, sulla questione della sostenibilità ambientale e sociale, richiede con forza la presenza e il rafforzamento di un campo progressista, perché le spinte che stiamo vivendo e che stiamo vedendo in questi giorni su questioni molto concrete all'attualità delle nostre decisioni ci dicono che c'è una radicale separazione, una radicale frattura ancora
tra un campo che riconosce la centralità e l'importanza di questi temi e uno che invece guarda questi temi con lo specchietto retrovisore, pensando che possa essere questa la risposta di protezione ai problemi, le ansie, le difficoltà di questo tempo. Il nostro ruolo è invece rafforzare, anche all'interno dell'esperienza di governo e in prospettiva, una presenza che assuma, diciamo, un concetto anche di ambientalismo moderno, consapevole, che non è quello del no a tutto, ma che è dell'assunzione di responsabilità alle soluzioni e ai problemi che stiamo vivendo. E opporre, mi sento di dire così, anche una resistenza fattiva ai tentativi di rallentare e rinviare scelte che sono invece ineludibili, perché c'è una responsabilità in questo momento, in questo tempo. Ritardare alcune scelte, lo diceva ieri bene il ministro Orlando, significa non solo fare una scelta sbagliata culturalmente, ma anche impedire al nostro sistema economico e sociale di adeguarsi a un processo che rischia di vederci arretrati quando dovremo fronteggiarne le conseguenze. Allora, sicuramente questa è stata una fase in cui abbiamo fatto dei passi in avanti importanti, lo ricordavano prima, la modifica della Costituzione. Io voglio ricordare che non solo abbiamo inserito tra i principi fondamentali il tema della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma abbiamo modificato, cosa molto poco ricordata, l'articolo 41 della nostra Costituzione, che presuppone come l'attività economica libera non possa svolgersi nel caso arrechi danno all'ambiente. Questo tema, unito a quello di una giustizia intergenerazionale, che è un elemento fondamentale inserito tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, guarda anche alle aspettative e alle ambizioni di una generazione molto più consapevole e con la quale dobbiamo tornare a parlare, costruendo un confronto e un'alleanza su queste questioni. Proprio a partire dalle giovani generazioni, ricordo che qualche giorno fa una delle tracce della maturità di quest'anno portava all'esame degli studenti un discorso, uno stralcio del discorso che il premio Nobel della fisica, Giorgio Parisi, ha fatto al Parlamento europeo nell'ottobre dello scorso anno, parlando appunto dei temi del cambiamento climatico e del ruolo della scienza e della politica. Parisi diceva: sappiamo tutti che il medico pietoso fece la piaga purulenta. Voi avete il dovere di non essere medici pietosi. Il vostro compito storico è di aiutare l'umanità a passare per una strada piena di pericoli. È come guidare di notte. Le scienze sono i fari, ma poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore, che deve anche tenere conto che i fari hanno una portata limitata. Ecco, questa metafora della guida, del guidatore, della scienza, io penso che interpelli un po' anche noi, la politica, come l'abbiamo vissuta in questi anni, in cui si è quasi, diciamo così, ribaltato l'equilibrio tra la portata, l'importanza della scienza, che non dobbiamo perdere. È stata una grande conquista di questo periodo, di questa fase, la fiducia che anche sul tema della lotta ai cambiamenti climatici, soprattutto dalle giovani generazioni, viene riconosciuta alle ragioni della scienza, ma la scienza da sola non basta. C'è bisogno di un guidatore che indichi la strada, che sappia fare anche scelte controverse. Questo guidatore non può che essere la politica. In questa fase, su questi temi, quello delle questioni ambientali, della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale, della riduzione delle disuguaglianze, che sono disuguaglianze generazionali, sociali, territoriali, io penso che il Partito Democratico abbia l'opportunità e il compito di costruire una parte fondamentale della propria identità e dell'identità di un campo che si contrappone al centrodestra, che punta a un nuovo modello di sviluppo che sia davvero sostenibile per tutti e per le generazioni future. Grazie. Grazie Chiara, ottime conclusioni, faticoso il lavoro che ti avevamo chiesto. Sappiamo che questo tema è in buonissime mani. Adesso